questa seconda serata della Festa del Pane 2017. Protagonista sarà Gianni Nanfa, con noi anche l'onorevole Oddo. Gianni Nanfa, allora, lei non è novello di queste serate qui a Borgata Costiera, ma ogni anno è sempre un'esperienza nuova. Sì, sì, quest'anno in particolare, perché io sono qua come mi candido alla presidenza della regione e l'onorevole Oddo invece si candida come attore, diciamo, di Teatro Brillante. Quindi abbiamo invertito i ruoli, siamo venuti insieme per questo motivo per fare questo comunicato. Visto che ormai la politica la fanno, chi se ne concentra niente con la politica, facciamo fare il teatro a gente che prima non c'entrava niente col teatro. Comunque, al di là dello scherzo, diciamo che la Festa del Pane è l'idea più intelligente che poteva venire in assoluto, e poteva venire solo a noi siciliani, devo dire con molto orgoglio, perché il pane c'entra dappertutto, persino la doratissima e divina panella è diminutivo della parola pane, quindi tutto nei nostri discorsi ha a che vedere col pane, no? A uno che si vuole levare avanti ci diciamo va a buscare tuo pane, e lo stesso facciamo quando parliamo dei nostri figli, che ne levamo pane in mucca per il cinno. Di una persona che è abbastanza buona, diciamo che è un pezzo di pane. Tra l'altro abbiamo dato al pane nomi di donna, Rosetta, Mafalda, cioè lo adoriamo il pane. Tra l'altro il pane è una di quelle cose che addirittura fa intenerire pure il cuore dei nostri classisti vigili, perché un vigile, se uno posteggia per esempio a Palermo in doppia fila, dice guardi mia madre sta male, me ne futto, lei prima spusta la macchina e poi va da sua madre, sta morendo mia suocera, me ne futto, la stessa muore, ma lei macchina in doppia fila non la lascia. Ma se uno lascia Palermo la macchina in doppia fila e ci dice al vigile e picchiare un pane, lui dice però faccia presto, perché davanti al pane anche il vigile diventa umano. Niente, diciamo che siamo, ecco, come un pane. Sì. Il pane ispira bontà, vuol dire. La parola all'onorevole Oddo. Onorevole Oddo, cosa ne pensa lei questa sera di questa serata? Intanto i vicoli sono sempre più pieni. È bellissimo, sono viuzze, sembra un surco arabo, diciamo. E nell'epoca in cui si è questi problemi dell'immigrazione, Mazara del Vallo è un grande esempio storico di come l'integrazione si è riuscita. Girare queste viuzze di questo centro storico di Borgata Costiera, per chi ha viaggiato si respira l'aria delle viuzze delle grandi città arabe, anche i profumi tutto sommato sono simili. E credo che Nanfa potrebbe essere un buon presidente di questa regione, cioè lui è in difficoltà per individuare il presidente in queste ore. Io credo che le perle di saggezza che lui ha dato poco fa potrebbero fare all'uso. Ora, al di là della battuta, io credo veramente che il volano, lo diciamo spesso, del futuro di questa terra sia legato al turismo. E il turismo va coniugato con quelli che sono i prodotti nostri gastronomici. Io ho lanciato un'idea, ad esempio, perché non fare un bel confronto con i paesi del Mediterraneo sui vari tipi di pane che si producono attorno a questo mare. A San Vito Lo Capo si è fatto col couscous, un grande happening annuale in cui si confrontano addirittura israeliani e palestinesi su come fanno il couscous. Ecco, pensare che questa diventi a Mazara del Vallo, crocevia del Mediterraneo, luogo di integrazione per antonomasia, la sede di una kermesse annuale nella quale i paesi del Mediterraneo si confrontano sui vari tipi di pane che si producono attorno a questo mare, questa è una grande idea che secondo me potrebbe fare solo bene all'integrazione, al clima dell'Europa, ai rapporti con i paesi del Maghreb e, perché no, anche alle casse della nostra economia. Quindi un passo alla volta o un pezzo di pane per volta? No, vabbè, diciamo che il pane già indica esperienza, difatti noi giovani diciamo sempre non mangiare pane duro, per dire che ancora strada ne devono fare. Comunque, visto che mi ha rivolto un complimento, io lo devo ricambiare, perché considerata la cultura media della politica di oggi, l'onorevole Oddo è un docente universitario, perché una delle cose più belle che ha detto è che Mazara rappresenta il simbolo dell'integrazione. Bene, lo diciamo per le persone a casa, già 1100 anni fa marocchini e tunisini convivevano con i mazaresi e non c'era nessun problema di intolleranza, non c'era nessun tipo di xenofobia, perché già la Sicilia allora, 1100 anni fa, ma già anche 3000 anni prima, era interrazziale e interculturale. Quindi devo dire, onorevole, ha detto parola sacrosante. Va bene, allora continuiamo questo giro, vediamo cosa c'è in giro qua per le vie di Borgata Costiera.
pane, alla festa del pane. In questo momento siamo avvolti dall'odore della pizza, di questo panificio che abbiamo alle nostre spalle. Cosa ve ne pare di tutto quello che state ammirando con gli occhi e tra un po' sicuramente assaggerete? Certo, intanto stiamo verificando, come ha detto bene, che non si vive di solo pane, ma anche di pizza, di sfincioni, di pane cameus, pane chi panelle, pane chi crocchè, quindi si vive un po' di tutto. Tra l'altro devo dire che la letteratura umoristica nel campo dei panifici è grandiosa, anche se la cosa più storica, più bella, accadde quando un vecchietto ottantenne venne mandato alla moglie per la prima volta a comprare il pane e, non sapendo quanto ne aveva accattabili, e sua moglie ci si mirà su rucchile pane. Dice: nonno, ma non è solo per le sua moglie? Dice: sì. Dice: allora ci guardi che poi le diventa duro, allora mi nerà 5 kg. Perché il pane ha richiamato sempre, però voglio dire, ecco, siamo nell'ordine di idee che il panificio rappresenta per noi il posto dove prima si faceva l'attesa per il pane caldo, ora in ogni caso abbiamo tutti i tipi di farina, cioè, ecco, è un luogo dove non si fa solo cibo, ma dove si fa cultura, la cultura del pane. Lego, sei ansioso di assaggiare, ci sono anche tantissimi dolcini nei dintorni. Per essere sincero, prima della ripresa ho già fatto un sopralluogo e ho visto che il cibo di strada è meraviglioso, tutti i cibi, mi piacciono molto, diciamo, ho anch'io i problemi gastronomici, gastroenterologici, che non mi consentirebbero, ma questi profumi, peccato che attraverso le telecamere non si possano sentire i profumi, ma diciamo, dei profumi che inebriano l'aria, che riempiono non solo gli occhi, ecco, è veramente bello vedere questo calore non solo e anche meteorologico, che fa molto caldo, ma c'è un calore umano, la gente per questi vicoli che ricordano molto i vicoli delle grandi città arabe del Nord Africa e che ci ricordano la similitudine che c'è con fra queste realtà. È veramente bello questo. Io credo che Mazara, questa è una provincia che è avvocata naturalmente al turismo. Credo che il futuro di questa terra sia legato al connubio fra i prodotti enogastronomici, dell'agricoltura in generale, che questa terra produce, e la capacità che abbiamo di venderla ai turisti attraverso manifestazioni come questa. Diciamo, qui ho visto in miniatura quello che offre la cucina delle nostre parti, dal couscous ai cannoli al tipico cibo di strada. Ecco, c'è un bel colpo d'occhio che va aggiunto anche a questi bagni di saggezza, a queste pillole di saggezza che il maestro Lamba ci ha fornito. In effetti il pane affonda le radici proprio nella storia dell'uomo, e rievocarla ci dà il senso del tempo che passa, ma ci dà anche il senso dei grandi valori della vita. Poco fa si parlava del panino con la panella, ma dietro di noi abbiamo proprio questo odore inebriante del panino con la meusa siciliana, tipicamente palermitana. In effetti, se si potesse respirare e sentire, c'è un profumo incredibile, nitidissimo, diciamo, per chi apprezza, diciamo, il genere, ecco. Io apprezzo personalmente più le panelle, diciamo, onestamente, però comprendo che questo è il simbolo del cibo per strada palermitano per antonomasia, e credo che non poteva mancare in questa kermesse, che è una kermesse alimentare e anche storica, perché Borgata Costiera, io ho avuto modo di vedere, è addirittura la sede di reperti archeologici. C'era poco fa il sovrintendente del mare, l'architetto Tusa, che stamattina ha tenuto un importante convegno su questo tema. Questa è una borgata che questa festa del pane ha fatto riscoprire, al punto che sono arrivati anche ora gli archeologi a dirci che è un insediamento che parte molto da lontano e rispetto al quale è possibile aprire scenari archeologici nuovi. Ecco, dal cibo di strada al paleolitico, è bello questo collegamento che questa festa del pane oggi ci consente. È una bella cosa, credo che sicuramente siamo alla terza edizione, mi pare, ma credo che andremo molto avanti anche in futuro. Complimenti. Cosa la fa pensare il panino con la meusa? Quali ricordi? Intanto mi fa pensare che fa parte della storia degli ultimi 10 anni, perché quando l'Europa lo voleva bocciare come cibo di strada, proprio la milza, dicendo che le frattaglie e la milza non si dovevano mangiare, ha rischiato l'Europa che la Sicilia uscisse dall'Europa, perché i siciliani dicono: piuttosto usciamo dall'Europa, ma noi al pane con la meusa non rinunciamo.
Tra l'altro anche quando viene considerato un alimento piuttosto, diciamo, pesante, ma non è così perché è digeribilissimo se fatto bene. Pensate che in molti ospedali gli infermieri, il personale medico, lo spuntino a pranzo è farsi scattare i panini con la milza, ed è per questo che 3 anni fa, non sto scherzando sempre, un tizio è stato investito e gli hanno fatto, ahimè, purtroppo gli hanno dovuto togliere la milza, e i parenti che aspettavano fuori dalla sala operatoria. Dopo l'operazione, dopo un 3/4 d'ora, hanno visto spuntare un infermiere con i panini con la milza. Allora i parenti sono andati al primario e hanno chiesto, ma sta meusa non ne viene? Pensavano che già si avevano cuciuto quella che avevano tolto al parente, perché noi con la milza ci diamo del tu, ecco, fa parte della nostra cultura. Viva la milza! Festa del Pane 2017, un grande successo di pubblico abbiamo visto già in queste serate. Cosa ne pensa di come sta andando questa bellissima Festa del Pane? Ma credo che stia andando per il verso giusto. D'altronde, come spesso noi abbiamo ribadito, è questo modello che è la Festa del Pane, è il modello dell'amministrazione Cristaldi. Cioè un modello che evidenzia le tradizioni della nostra città, che mette in evidenza la cultura, che mette in evidenza l'arte e che mette in evidenza soprattutto quale può essere la terza via, oltre alla pesca e all'agricoltura, che è il turismo, che può dare sviluppo alla nostra città. E quindi noi ci identifichiamo benissimo con queste manifestazioni, in questo caso la Festa del Pane, la 3ª edizione, a cui noi abbiamo dato un supporto notevole per quello che possiamo fare come amministrazione comunale, e siamo ben lieti che ci sia un grande successo anche quest'anno, e siamo certi che la Festa del Pane non finirà in questi giorni ma continuerà negli anni passati, perché noi siamo certi che ci sarà una continuità dell'amministrazione Cristaldi. E siamo anche certi che porteremo questo modello di amministrazione in provincia. Buono a sapersi, già iniziamo a parlare anche di futuro, quindi Festa del Pane che si vedrà anche nel futuro in una continuazione dell'amministrazione Cristaldi. Sì, condivido pienamente quello che ha detto il vice sindaco. Io il ringraziamento che volevo fare all'associazione che ha voluto fortemente organizzare questa 2ª edizione della Festa del Pane. E un ringraziamento particolare va a tutte quelle aziende e attività commerciali di Mazara che con il suo contributo hanno permesso che questa 2ª edizione possa avere un livello alto. E quindi noi ci siamo stati, ci siamo e, come ha detto il vice sindaco, ci saremo.